non vogliamo ricchezza, non vogliamo cimbellire, vogliamo il posto di lavoro. Questo è un pezzo di documentario, un piccolo contributo, perché forse voi non lo sapete, ma la Radio Televisione Italiana aveva cancellato tutto il materiale filmato delle lotte del 69, dell'autunno caldo, perché c'è un tentativo di cancellare tutto quello che sono gli operai. Non devono avere più nessun diritto, infatti quelli che ci eravamo conquistati ce li sanno già ripresi, no? Per cui volevo dirvi solo di fare, se avete un minimo di attenzione, no? Di vedere come si è lavorato allora quando non c'era tecnologia e di fare in modo che la tecnologia non renda schiavi, diciamo, di utilizzarla in modo creativo. Allora non c'era, io ho fatto delle cose che ho fatto senza tecnologia, e di ritornare a pensare con la propria testa, di non rassegnarsi, perché questo è il problema grosso, soprattutto qui, perché ci sono molti problemi ancora più che al nord. Siamo stati a Gioiosa Ionica con Pietro Perotti per presentare, senza chiedere permesso, un docufilm, un suo lavoro, una testimonianza diretta da dentro la Fiat degli anni 70 fino alla grande sconfitta poi operaia del 1980. Testimonianza straordinaria, fatta di visi, di storie, di volti, quelli che un tempo venivano chiamati diciamo, le storie della classe operaia, ecco, che sembra essere stata sconfitta, ma la memoria storica rappresenta un valore importante per conoscere la storia degli ultimi decenni, per capire anche il presente e per comprendere dove andiamo. Siccome nessuno lo faceva e la storia stava passando e nessuno veniva a riprendere quelle immagini e quelle lotte di quel periodo, no? Mi sono comprato una piccola cinepresa Super 8 che mi era costata anche tanto perché volevo riprendere dentro. Per cui ho ripreso, diciamo, dagli anni 70 fino all'80, fino alla sconfitta, tutta quella vicenda, che poi ho montato in questo filmato, no? Perché purtroppo di quel periodo storico importantissimo, no? Si ricorda, la storiografia ufficiale ricorda solo il terrorismo e la marcia dei capi, per cui è importante, no? Far circolare, perché è un pezzo di storia che viene nascosto. Cioè, io ho cominciato a capire che bisognava fare questo quando nel 69 ho sentito, no? Che la RAI aveva distrutto tutti i materiali filmati dell'autunno caldo, adducendo, no, la giustificazione era che non c'era posto negli archivi. E poi oggi invece ci rendiamo conto e vediamo nelle teche che ci sono tutti i lasciaroddoppia, ci sono tutte gli altri filmati delle altre trasmissioni, ma degli operai non c'è più nulla. Si devono gli operai oggi, un po' alla volta, tutte quelle conquiste che avevamo fatto, no, sono state rimangiate, no? Oggi l'operaio deve solo lavorare e basta. Gli operai ci sono ancora, sono tanti, però sono divisi e ricattati, per cui diciamo che questo documentario vuole ridare dignità soprattutto e giustizia a quelle lotte, a quegli operai, soprattutto molti venuti proprio da questi paesi, dalla Calabria. Oltretutto tra i protagonisti, tra chi parla proprio, anche questo che interviene, c'è un operaio di Locri, e il film è anche dedicato a uno di qui, di Roccella Ionica. Per cui è importante, perché molti di qua sono venuti su a lavorare, è andato soprattutto i giovani che sono venuti su allora nel 69, hanno dato un grande contributo alle lotte per l'emancipazione della classe operaia. Purtroppo oggi bisogna ripartire, no? Perché non bisogna rassegnarsi, perché è vero che la classe operaia allora era stata sconfitta, ma comunque da qualche parte bisogna riprendere, e per cui bisogna inventarsi cose nuove, bisogna usare l'immaginazione, ma soprattutto non bisogna rassegnarsi, perché cambiare si deve e cambiare magari si può.